tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi video faccia del giorno perché volevo mostrarvi questo look che vorrei realizzare in maniera spero anche migliore, con più calma, per la sera di Natale, che ha come protagonista quindi un look luminoso sugli occhi, poi opaco invece sulle labbra, che vorrei realizzare con questa palettina slick di ombretti che fa parte della limited edition natalizia 24K, quindi 24 carati gold collection, una collezione che comprende oltre questa palettina anche tre gloss glitterati e una palette di illuminanti che io non ho assolutamente considerato di acquistare. Parto spedita, così poi ci soffermiamo con più calma sulla palette. Come primer stamattina ho voluto utilizzare il mio primer bio Avant Premiere di Couleur Caramel, e questo primer lisciante effetto velluto che ha un effetto splendido sulla pelle, sembra veramente una base siliconica, minimizza la visibilità di pori dilatati, segni di espressione, crea una base perfetta che facilita l'applicazione del fondotinta, perfetto quindi per un utilizzo quotidiano. Io ne uso poi una piccolissima quantità. Come fondo ho utilizzato uno dei miei ultimi amori in fatto di fondotinta, ed è il Dior Skin Star, che ho nella colorazione 023 Peach Fresco Fresco, perché l'ho acquistato proprio qualche giorno fa. Devo dire che mi sembra un colore che si adatta perfettamente al mio incarnato, sicuramente meglio in questo periodo del colore 030, che è più beige, diciamo, è più un colore neutro rispetto a questo, che è sicuramente un po' più caldo. Ora si tratta quindi del fondotinta Dior illuminante, luminoso ma non unto, un fluido leggero e perfezionante. Io lo applico con la spugnetta come consigliato, è facilissimo da applicare perché ha una texture non pastosa tipo una crema idratante. Immediatamente l'incarnato risulta omogeneo e luminoso, un luminoso però bello, quindi come dicevamo non unto, non diciamo lucido, ecco, è un effetto molto naturale e mi piace perché regala subito un incarnato fresco, luminoso e radioso, senza segnare la pelle, senza appesantire i tratti, senza seccare, insomma è come avere naturalmente una pelle migliore. Oltretutto ha una splendida resa per video e fotografie, perché riflette benissimo la luce, ha una coprenza che direi media, però può essere stratificato o si può agire con un correttore sulle zone che necessitano maggiore coprenza, e poi ha anche una tenuta discreta, non dura tutto il giorno senza un ritocco, però io preferisco ogni tanto, diciamo ogni 6-7 ore, non ho contato diciamo proprio i minuti con l'orologio, però mi capita di doverlo ritoccare, ma lo faccio con piacere per avere comunque questo effetto appunto fresco, naturale e luminoso. Per me rimane un ottimo fondotinta, almeno per questa stagione, poi magari con la pelle mista, diciamo in primavera e estate, probabilmente non riuscirò ad utilizzarlo con la stessa soddisfazione, ce lo godiamo finché si può. Come cipria invece ho utilizzato questa di Kiko, la Matte Fusion Pressed Powder, che fa parte della linea delle Perfecting Powders di recente lancio. Questo è il pack molto bello, diciamo che è metallico, canna di fucile, con chiusura anche magnetica. Io ho la colorazione numero 1, che è la beige rosato. E praticamente queste polveri hanno anche all'interno degli ingredienti protettivi e nutrienti per la nostra pelle, come olio d'argan e vitamina E, quindi questo è sicuramente un plus. Credo di poter dire, dopo averla utilizzata già per un po', che si tratta di un'ottima cipria. Ha una texture sicuramente sottile, per nulla polverosa, si applica in maniera molto semplice senza fare macchie sul viso, sicuramente opacizza l'incarnato e fissa il fondotinta, quindi sicuramente fa il suo lavoro. Mi piace sinceramente questa cipria di Kiko, e poi ha un ottimo prezzo, mi sembra intorno a circa 10 euro dovrebbe costare questa cipria, insomma per me è valida, non secca neanche la pelle particolarmente. E poi praticamente cosa ho fatto? Sono andata a utilizzare sulle palpebre il mio amatissimo primer potion anti-aging, che oltre a prolungare la durata e migliorare la resa cromatica di qualsiasi ombretto applico sopra, ha anche una funzione anti-aging sia
nell'immediato che protratta, diciamo, nel tempo. E come correttore sono andata ad utilizzare un cicinin, come si dice, stamattina fortunatamente non ne avevo molto bisogno, un po' del mio Double Wear di Estée Lauder, che mi piace tantissimo perché ha un potere anche illuminante sulla zona. Io lo trovo abbastanza coprente, però considerate che io sulle occhiaie sono fortunata, non ho occhiaie scure, e questo per me si comporta sempre benissimo. Una texture leggera, si applica e si fonde con la pelle in maniera molto rapida. Insomma, è un correttore che a me piace molto, è dulcis in fundo, non va nelle pieghette, quindi non segna la zona del contorno occhi. E arriviamo alla nostra protagonista del video, che è quindi questa palette, che si chiama nello specifico Eyeshadow Palette. Io stavo cercando di vedere il brutto, che ormai per vedere bene devo mettere sempre le cose il più lontano possibile. E comunque Eyelast Eyeshadow Palette The Gold Standard, che ha questo cartoncino, mi stavo anche affogando in diretta, che ha questo cartoncino esterno che praticamente è tutto giocato sui toni che ritroveremo adesso all'interno di questa palettina, che come vedete si caratterizza per un pack nero opaco, sottile e veramente molto carina, molto elegante, come vedete agli angoli arrotondati, e quindi ha questi dettagli in oro, logo sleek al centro e questa graziosa, diciamo, cornice dorata. Purtroppo la chiusura è sempre drammatica per le nostre unghie, è sempre dura, questo sleek non ci fa una sorpresa neanche a Natale. Aprendola noi troviamo lo specchietto, quindi per lungo ovviamente, troviamo un pennello doppio che ha da un lato un pennello, diciamo un applicatore a spugnetta, dall'altro un pennello a setole piatte, con setole piatte. Diciamo che sicuramente non mi fa impazzire questo pennello, però può essere pratico se portiamo la palettina con noi in viaggio. E poi sempre il fogliettino volante con i nomi degli ombretti, e queste sono le colorazioni contenute in questa palette. E praticamente la caratteristica di questi ombretti è: innanzitutto sono 6, come vedete, hanno quindi queste gialde quadrate con gli angoli smussati. Il terzo e il quinto colore sono ombretti in crema, gli altri sono chiaramente in polvere. Come vedete, una palette molto equilibrata per le tonalità. Si parte da un intenso scuro, diciamo plummy brown, quindi un prugna marrone, e passando praticamente per il rame e il bronzo si arriva alle tonalità quindi più chiare, champagne e oro pallido. Sta mettendo a fuoco, spero proprio di sì. Sì, si vedono. Che cosa volevo dirvi in particolare? Che tutti gli ombretti in questa palette hanno un finish luminoso, metallico, ricco di riflessi. Sono estremamente setosi, morbidi e estremamente anche pigmentati, facilissimi da lavorare e da sfumare. E la cosa positiva è anche che non generano fallout. E un'altra curiosità carina è che i nomi di questi ombretti riprendono quelli di famosi designer. Allora, che succede? Niente, vorrei andare a fare gli swatches, perché sono 6 colori e ci sono 2 ombretti in crema, e quindi vorrei garantire una esposizione dignitosa, quindi torno subito con gli swatches della palettina sleek. Allora, questi sono i colori contenuti nella palette Eyelast Eyeshadow Palette Gold Standard di Sleek. Partiamo dal primo colore, che si chiama Lauren. Lauren è chiaramente un plummy brown, quindi uno splendido mix tra un prugna e un marrone, come vedete. La bellezza di questo ombretto è che è ricco di micro glitter, ma veramente micro, sono sottilissimi e tanti, e sull'oro, ma soprattutto sul rosso. È veramente bellissimo questo ombretto, sia da solo proprio per uno smoky intenso, ma anche utilizzato, come ho fatto io tutte e tre le volte che ho utilizzato questa palette, nell'angolo esterno praticamente, diciamo, dell'occhio, per andare a dare profondità allo sguardo. È bellissimo, è scuro, ma io anche in questo non ho notato fallout. Il secondo colore invece si chiama Coco. Coco è uno spettacolo di colore per i miei gusti. Si tratta di questo rame dorato caldo, sempre da
dal finish metallico con glitterini, per lo più tono su tono. Questo è chiaramente un colore splendido per la piega dell'occhio, come ho fatto anche stamattina, come colore appunto di transizione. È veramente un rame splendido, come vedete. Il terzo colore invece si chiama Margiela. Margiela è il primo degli ombretti in crema di questa palette. Come vedete è un bronzo dorato, in realtà non molto caldo, sembra più un tortora in alcune condizioni di luce, e ha una luminosità ricca di micro glitter anche lui, una luminosità questo ombretto che è qualcosa di incredibile, credetemi, dal vivo, non so se si riesce a cogliere, ma è luce pura. Il successivo colore si chiama Vera. Vera è, diciamo, forse nella sua semplicità il mio preferito della palette, perché si tratta di un ombretto oro metallico, sto ferma forse è meglio, di un oro metallico, che è questo, quindi Vera, splendido, metallico, quindi appunto con glitterini sempre anche qui, tono su tono. Ha una morbidezza, diciamo, una texture talmente fantastica questo ombretto che sembra quasi in crema. L'ho utilizzato anche questo oggi, quello che ho usato di più, nel senso che ce la faccio, è solo un attimino di sulla palpebra mobile, insomma, quindi c'è Vera, che è un ombretto che, vi ripeto, mi piace tantissimo perché è un oro che comunque è luminoso, non solo swatchato, ma rimane a questa resa luminosa sulla palpebra e non perde di luminosità durante il giorno. È veramente splendido questo ombretto Vera. Il successivo invece si chiama Louis. Louis è l'altro ombretto in crema della palette ed è invece uno champagne, diciamo, leggermente rosato, ricco di glitter, per lo più argento. Questo è il colore che mi piace meno in questa palette, perché in buona sostanza è anche il meno pigmentato. In realtà, quindi questo strato, diciamo, lo vedete costruito per fare vedere il colore, giusto per farvi capire, questo colore, insomma, che si chiama Louis, in realtà più che eccolo qua, vedete qui, sì, è luminosissimo, però più che colore praticamente rilascia glitter, quindi è straordinario secondo me come top coat, più che come utilizzato da solo, quindi per andare a aggiungere bagliori e riflessi sopra altri ombretti. L'ultimo che vedete invece si chiama Vivien ed è questo champagne oro pallido, ma veramente chiarissimo, è quasi un panna, direi, un avorio, comunque chiarissimo come colore, che è uno splendido, sempre dal finish metallico, che è uno splendido illuminante sia per l'arcata sopraccigliare, come ho fatto io stamattina, ma anche per l'angolo interno dell'occhio. Che dire, io ancora diciamo non ho utilizzato tutti i colori, per esempio gli ombretti in crema ancora non li ho mai utilizzati. Se lo fate, chiaramente si possono utilizzare come basi, da soli, sovrapposti. Se lo fate da soli, io vi consiglio sicuramente un primer per evitare che vadano a finire nelle pieghette, ma io ritengo che il loro utilizzo migliore di questi due, quindi sarebbe proprio quello di utilizzarli sovrapposti ad altri ombretti, sia, diciamo, nell'angolo interno dell'occhio, che picchiettati al centro della palpebra, per aggiungere dei preziosi dettagli. Io sono innamorata, vi dico la verità, di questa palette, mi piace tantissimo, magari non ha niente di particolare, però io la vedo splendida e vedo splendido il risultato che si ottiene veramente con pochissimi gesti con questa palette. Per me è una compagna perfetta per questo periodo di festa, ma tornerà sicuramente molto utile anche in estate, perché secondo me spacca una palette del genere anche in estate, veramente sarà fantastica con questo rame, con questo oro, veramente splendida. Oltretutto ha, come vedete, una pigmentazione ottima, gli ombretti non hanno fallout, sono estremamente luminosi e ricchi di riflessi, insomma, per me è una palette che costa 9,90 euro, e veramente li vale tutti questi soldi. Probabilmente ne ricomprerò anche una seconda versione, una seconda, come dire, un'altra palette di scorta, perché so già che questa la utilizzerò veramente tantissimo. Ha anche un pack decisamente elegante e sofisticato, così sottile, carino, compatta. È veramente una splendida palette. Non so se l'ho detto nella prima parte del
del video, nel caso, perdonatemi, lo ripeto, sarà l'età, la trovate in questo momento. Io l'ho acquistata su Boots, ma in questo momento non durerà sicuramente molto tempo. La trovate su Maquillalia a 9,99 euro, e io questa ve la consiglio veramente ad occhi chiusi. Una palette bellissima, natalizia, ma ripeto, oltretutto, come vedete anche, diciamo, sulle mie palpebre, si creano comunque dei look molto neutri, quindi vi consente di abbinarci magari poi qualsiasi rossetto, anche, diciamo, rosso, bordeaux, viola, uno più naturale tipo questo che indosso io oggi, quindi dei look comunque molto neutri, che per di più secondo me la rendono sfruttabile con soddisfazione anche, diciamo, su tutte le carnagioni, quindi veramente una palette intelligente. Comunque ne ho parlato anche troppo della palette, continuiamo con il look. Ho applicato poi soltanto nell'occhio, me lo stavo mettendo, soltanto praticamente dall'angolo interno fino a metà palpebra, questo eyeliner di Catrice della collezione natalizia 3 sur Trove. È un illuminante, sì, ovviamente un illuminante, è un eyeliner liquido, oro metallico in buona sostanza, un oro chiaro, non molto caldo, che mi piace moltissimo come colore. Oltretutto si stende in maniera uniforme, si asciuga e non si muove più, è un ottimo eyeliner. L'unico problema è l'applicatore, come vi ho detto nel video specifico sulla collezione Catrice, che è un po' troppo sottile e bisogna, diciamo, lavorarlo con calma, ma anche questo ha una resa veramente bellissima e lo utilizzerò tanto in queste feste. E poi che cosa ho fatto? Dalla metà palpebra in poi non ho utilizzato l'eyeliner oro, perché, come già vi ho detto, non amo questi tipi di eyeliner su tutta la palpebra, mi piacciono proprio per dettagli. L'ho utilizzato anche sulla rima inferiore dell'occhio, non credo si veda molto, comunque mi piace perché comunque va a dare un effetto anche defaticante l'oro sullo sguardo. Ho utilizzato una matita marrone come eyeliner, una matita marrone che mi piace tantissimo ed è di NYX. Questa non ve l'ho mai mostrata. È una matita che si chiama Brown Perfection, è una normalissima matita marrone, è un marrone freddo, scuro, vediamo se riesco a mostrarla, sì. E mi piace veramente tanto perché ha una texture, guardate che bella matita, una pigmentazione incredibile, una texture morbida, scorrevole, splendida, è una matita marrone che mi piace veramente tanto. Ok, e quindi niente, ho utilizzato la matita e poi vediamo che cosa ho fatto, tanto trovo i pezzi qua se non mi ricordo qualcosa. Sopracciglia, sempre la mia automatica eyebrow eye pencil, quella di Kiko, insomma, 05 castane scure. Io ormai ci ho preso la mano, quasi non mi devo nemmeno più guardare allo specchio, mi piace tantissimo perché veramente è pigmentata, scorrevole, in pochi tratti, in pochi gesti mi consente di disegnare e riempire le sopracciglia e dura al suo posto ferma tutto il giorno. Come mascara, ho promesso che in questa settimana li lancio dalla finestra, scherzo ovviamente, non il top coat ma il mascara, sì, perché voglio provare la mascara che ho da parte da tantissimo, e quindi il NARS Audacious mascara che va ad allungare, a dare definizione, è il mio amato top coat roller lash di Benefit, che assolutamente mi piace solo come top coat, perché va proprio a sollevare letteralmente le ciglia, le mantiene sollevate, quindi apre lo sguardo e fa un effetto fantastico secondo me. Io non ho mai utilizzato il piegaciglia, però ultimamente spessissimo mi chiedete se ho utilizzato il piegaciglia, comunque che mascara sto utilizzando, ed è lui che ha questo effetto veramente push up sulle ciglia. Dopodiché passiamo a contouring. Per contouring ho preso la mia amata Olympia, io adoro questa palette, ormai più conosco le altre e più amo Olympia. Ho utilizzato il bronzer Ade, questo, quindi per scaldare il viso. Poi ho utilizzato invece Ipno come terra da contouring, quindi ho scolpito, diciamo, la cavità delle guance per andare ad evidenziare gli zigomi, e poi ho assottigliato il mio nasino e poi il mio amato Zeus sotto in questa zona per andare a illuminare la zona sotto l'occhio, e questo è tutto con quello che ho fatto con la mia Olympia di Mulac. Dopodiché sono andata a utilizzare un illuminante stamattina solo sugli zigomi e ho preso questo di Dior, che è il Dior Skin Nude Cosmopolite della collezione autunnale,
che è questo illuminante che io adoro, infatti lo utilizzo poco perché è un'edizione limitata e non si trova più, ed è questo illuminante bellissimo per i miei gusti, perché si tratta di uno champagne leggermente rosato con sottilissimi riflessi dorati. È un colore bellissimo, alla fine molto neutro, riscaldato da questi riflessi dorati. Mi piace perché è molto discreto questo illuminante, non lascia traccia, non lascia un colore visibile, non ha un finish metallico, ma aggiunge una luminosità molto discreta che lo rende perfetto anche come illuminante da giorno. Non si vede, ma illumina, e questa è una caratteristica che mi piace molto in questo illuminante. Come blush sono rimasta su Dior e ho preso l'866 Rose Sublime della collezione invece natalizia State of Gold, che è un altro colore che io sto adorando. Si tratta di questo rosa caldo, direi medio scuro, che come vedete chiaramente ha un pizzico di prugna, di berry, di frutti di bosco, quindi lo rende oltretutto molto attuale. Ha dei micro glitter dorati all'interno, ma hanno un effetto veramente molto delicato sulla pelle. È uno scintillio, un luccichio che mi piace molto, anche perché l'ho acquistato proprio come blush per le feste, e questo è il colore di questo blush che adoro, perché oltre ad avere chiaramente una texture ottima, sottile, non polverosa, lascia proprio un velo di colore sulle guance, non è estremamente pigmentato, il che è una fortuna visto il colore è comunque molto intenso, e mi piace perché è un colore comunque caldo e luminoso che per questa stagione, insomma, sul mio incarnato adoro particolarmente utilizzare. E finiamo con le labbra. Sulle labbra ho utilizzato il mio Groovy Lipsticks, sono letteralmente persa per Rudolf. Io l'ho utilizzato anche ieri sera, sono andata ad incontrare per personalmente Babbo Natale e mi sono presentata con Rudolf, con mio figlio che rideva come un pazzo perché avevo il rossetto della renna Rudolf di Babbo Natale. Comunque, lasciando stare questi dettagli, io adoro questo colore, questo tenerone dei Groovy Lipsticks, che è un mix tra il marrone, il rosso e l'arancio. Un colore che secondo me ravviva l'incarnato e si fa notare, ma sempre in maniera discreta. Sta bene veramente con qualsiasi look, qualsiasi make-up. Io già l'ho utilizzato più volte e secondo me fa sempre una sua bella figura sulle labbra, e mi piace moltissimo perché è di tendenza, perché rimane comunque di base un rossetto marrone, però non è diciamo, non, come dire, difficile da portare come un classico marrone. Insomma, io amo questo rossetto. Anche di questo voglio comprare una seconda copia, perché lui deve venire con me nella borsa, e l'ho abbinato con la matita 29 Malva Rosato di Wycon, che si chiama Malva Rosato ma non è un Malva Rosato come Wycon ci ha abituato spesso a fare, quindi nomi che sembrano un po' messi così tipo tombola. Comunque praticamente è similissima alla matita, al rossetto Rudolf, è solo leggermente più rosata, ma si armonizzano e stanno veramente splendidamente insieme. Questo è il risultato di Rudolf con la matita Malva Rosato e a me piace veramente moltissimo. Bene, io spero tantissimo di riuscire a registrare un altro video prima di Natale, ma per sicurezza preferisco farvi adesso i miei migliori auguri per un sereno Natale vicino alle persone che amate, che per me è la cosa più importante di tutte. Io spero comunque di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo presto, spero.